Un volume che l'associazione San Fedele ha voluto dedicare al paese di Poggi Ridentia, nel quale vengono narrate storie di un tempo, memorie, tradizioni, racconti, testimonianze e ricordi vissuti e tramandati. Un bene comune da salvaguardare, quello di una comunità come ve ne sono tante lungo le nostre valli, preziose perché dentro custodiscono il cuore, i valori, i sentimenti di queste realtà fatte di persone. Storia d'Estiagna è tutto questo, con le sue 234 testimonianze legate a quel comune della sponda retica che fino al 10 ottobre 1929 portò il nome di Pendolasco e che oggi è noto con quello di Poggi Ridenti. Nella chiesa di San Fedele una partecipatissima presentazione. Sarà un libro che si può leggere per 5 minuti. Io leggo un contributo, poi lo chiudo, lo riprenderò e non perderemo il filo del discorso, perché non è un romanzo, non è un saggio, ma è un libro di ricordi. Che senso ha avuto questa operazione? Nessuna volontà di nostalgia, mai, assolutamente, ma volevamo documentare il passato, riconoscerci anche magari per superarlo, anche contrastarlo in qualche modo. Come abbiamo scritto nell'epigrafe del libro, è un atto di civiltà ricordare. A noi questo è sembrato molto importante, l'ha detto niente po' di meno che il nostro Mattarella. E chi è in grado di ricordare tutto questo? Allora, qui nel libro ci sono ricordi diretti, ma naturalmente i più interessanti sono i ricordi indiretti, i nonni, i papà. Allora, chi è nato negli anni 30 ha contribuito con ricordi diretti già a partire dalla seconda guerra, ci sono dei ricordi che sono veramente molto belli, autentici. Poi c'è chi ha sentito raccontare dai genitori e dai nonni, poi i nonni naturalmente avevano i loro nonni a loro volta. Infatti, se noi andiamo nel libro, vediamo che i ricordi più antichi risalgono al dominio austriaco. Il libro tocca due cose sensibilissime. La prima è un libro che racconta la coscienza di luogo, e la coscienza di luogo produce rinserramenti, rancori, invidie, problemi di questo genere, e mi sono ricordato che tra me e voi c'è sempre la rogna, mi capite cosa voglio dire, chiaro, di localismi. E la seconda cosa che tocca il libro è l'identità. Una storia che continua con le sue evoluzioni, con i suoi mutamenti. L'emiga fornita, il libro stasera in Valtà, ma l'emiga fornita, l'en libro in itinere, come si dice. Cioè, i dan vi oltre a fornir una lagata di pagina in bianco, perché più vi oltre che il calvo venga in mente.